Bentrovati a tutti. Allora, ragazzi, non vi dico che parto che è stato l'ultimo tutorial, quello su Barbie Girl, perché son 5 giorni che ce l'avevo pronto ed era un tutorial al quale tenevo tantissimo e ovviamente se vi andate a vedere le intro deducete il motivo. E sono felicissima di averlo caricato perché appunto erano 4 notti che tentavo il caricamento. Poi ho scoperto che era un problema di copyright. Avevo messo una canzone che non potevo, quella del Diavolo, di Barbie Girl, e quindi vabbè, sono felice. Iniziamo questa nuova giornata. Iniziamo un nuovo corso. Che vuol dire? Vuol dire che mi è venuta una piccolissima idea. Ho intenzione di fare alcuni tutorial segmentati, quindi spezzati in base ad un determinato argomento su tre tematiche basilari che bisogna sapere appunto per quanto concerne un make-up base, quindi quello da tutti i giorni, che però magari può creare alcune difficoltà per alcune di voi, quindi per quelle magari meno pratiche, quelle che sono le prime armi, o semplicemente per tutte coloro che vogliono sapere qualche chicchetta in più per quanto riguarda tre argomenti principali che ho scelto, ovvero le labbra, le sopracciglia e l'applicazione delle ciglia finte. Soprattutto le applicazioni delle ciglia finte credo che sia un argomento che duole a molte di voi perché può spaventare, può non risultare semplicissimo le prime volte, e quindi ho deciso insomma di dividere come se fosse una sorta di lezione, ok? Quindi vi dirò tutto quello che c'è da fare, però dividendolo in tre argomenti distinti, quindi non in un unico tutorial, ok? Quest'oggi vorrei iniziare immediatamente con quello più difficile, perché io sono un'insegnante un po' stronzetta, quindi io vi consiglio di partire con il far pratica sulle ciglia finte. Consiglio numero uno, per quanto riguarda le più inesperte, consiglio di non comprare quelle ottime, quindi non ottime, vabbè. Poi vi spiego che vuol dire. Nel senso che ci sono delle ciglia finte che costano 20 euro. Quale MAC? Quale Makeup Forever? Vabbè, io conosco queste due, insomma, di brand che fanno le ciglia intorno ai 18-22 euro. Quindi, insomma, è un prezzo non proprio modico. E ovviamente se siete un po' in branatelle non andate ad esercitarvi con quelle che costano 20 euro perché magari le potete rovinare, bla bla bla, non ve lo consiglio. Comprate, iniziate con quelle più scrause. Per l'amor di Dio, non ci sono ciglia finte che magari costano 20 euro ma sono top, oppure sono, che ne so, una ciglia finta che costa 2 euro e quindi per definizione quella è una ciofeca. Assolutamente no. Assolutamente no. Perché magari quella che costa 5 euro può durarvi di più, può risultarvi molto più semplice da applicare perché magari la frangia è fatta in modo tale da non crearvi problematiche particolari sull'applicazione. Quindi non partiamo prevenuti che tanto pagare, tanto valere, non è detto, ok? Ad esempio, le mie ciglia finte preferite, come vi ho già detto nel tutorial dei miei toppissimi, sono della Peggy Sage e costano 5 euro. E secondo me quelle sono imbattibili, molto meglio di Allure che sono super mega consigliatissime da tantissime persone, ma a me non fanno impazzire perché le lavi una volta e le butti, perdono tutti i peli e costano dai 7-9 euro. Ok? Quindi partiamo immediatamente con lo step number one. Consiglio numero uno: come potete già vedere, ho messo il mascara. Ok? Il mascara dovete metterlo come prima cosa. Perché? Perché se noi andiamo a mettere tanto mascara, andiamo a dare una struttura solida alla frangia che poi applicheremo sopra, ok? Quindi non mettete le ciglia finte sulle vostre ciglia nude, non perché faccia male, per l'amor di Dio. Se usate una buona colla o se comunque sia non siete allergiche al lattice, il problema non si dovrebbe porre. È proprio una questione tecnica. Se io alla mia ciglia gli do un sostegno con un bel po' di mascara, la ciglia che vado ad aggiare sopra chiaramente ha un sostegno maggiore, ok? Quindi prima il mascara, non dopo come fanno tutte le altre. Sbagliato. Che io metto il mascara dopo sulla ciglia finta che già mi arriva qua,
e devo far pavone, non ha senso. Il mascara va prima sulle vostre, mettetele il più possibile. Lo fate asciugare. Questo io infatti l'ho messo un quarto d'ora fa all'incirca, mi sono data una spennellata rapida per essere più presentabile. E poi procedete con le fasi con tutte le fasi per l'applicazione delle ciglia finte. Ok, iniziamo immediatamente. Questo è il consiglio numero uno. Quindi mascara sulle vostre ciglia il più possibile. Lo fate asciugare e stop. Ok? Consiglio numero due. Tagliate la frangia. Ovviamente io sto parlando di ciglia finte a frangia intera, perché poi ci sono anche i ciuffetti, però quelli si mettono sulle clienti, su voi stesse magari, secondo me. Si possono evitare, no? Queste qua sono le ciglia finte. Ne ho prese una di battaglia, scatolina nuova, però ne ho presa una di battaglia giusto per farvi vedere come le ho tagliate. Ecco qua c'è la prova che io ho tagliato un millimetro a destra, un millimetro a sinistra di entrambe le ciglia. Ok, ovviamente in base alla grandezza del vostro occhio, tagliatele, vi regolate sullo specchio. Così, e vedete all'incirca se ci siamo o non ci siamo, ok? Quindi mezzo millimetro a destra, mezzo millimetro a sinistra. Non tagliate tutto su un lato, perché poi è capace che se non sono simmetriche, qua ci stanno due peli e qua ci sta il pavoneggiamento, quindi non va bene. Una volta tagliata mezzo millimetro di frangia, che facciamo? Prendiamo una colla per ciglia finte. Questa qua mi sta dando un pochettino di fastidio, però io non faccio testo, la uso da un anno e mezzo, io non faccio testo semplicemente perché ho una pelle molto sensibile, una palpebra molto sensibile, ho avuto tantissimi problemi di allergie, quindi non vuol dire che non sia buona, anzi questa è la top del top del top dei toppissimi, questa è la più rinomata, la più famosa, dura un'eternità perché come potete vedere pare un tubetto del dentifricio per quanto è grosso, quindi state tranquille con la tua. Si acquista nei MAC Store oppure online oppure nelle rivenditorie di forniture per parrucchiere. Ok, infatti mi è quasi finita. Ecco, vi mettete, se non lo volete mettere sulla mano, chiaramente mettetelo su una tavolozza dove volete voi. Questa aspettate che la tolgo. E la lasciate un po' asciugare, ok? Quindi il trucchetto sta proprio qui. Lasciate asciugare un pochettino il lattice finché non diventa quasi, quasi, proprio quasi il più denso possibile, quasi solido, una sorta di giallino, perché il lattice quando si asciuga a contatto con l'aria tende al giallino, ok? Però di per sé è liquidoso ed è bianco, ok? Vedete che quasi nemmeno scende più? Guardate, se io faccio così manco scende. Dopodiché siamo pronti per l'applicazione. Prendiamo la prima frangia. Io inizio per scaramanzia con l'occhio destro. Prendiamo con una pinzetta una puntina, vedete? E lo stendiamo sulla frangia. Aspettate che non si vede. Aspettate, ok. E facciamo così. E sporchiamo tutta di colla tutta la frangia dall'inizio alla fine in modo omogeneo. Poi vabbè, la pinzetta ve la pulite qua dove volete, non c'è problema. Trucchetto numero 3. Così dovete fare così. Tralala, tralala, ok? In modo che prenda la forma. Hanno citofonato. Questo magari è giardiniere. Hanno citofonato, va bene. Allora, questa deve acquisire il più possibile, assumere una curvatura molto molto accentuata. Guardate la differenza con quella di prima. Gli date un'altra soffiata e la appoggiate, appoggiate, la appoggiate sulla vostra. Scusate ragazze, ma io ho lo specchio un po' distante, spero di non fare. Ecco, fate così e spingete delicatamente con il vostro dito. Tralala e tralala. Ragazzi, è un gioco da bimbi, cioè proprio lezione di prima elementare. Facciamo la stessa cosa con la seconda. Eccola, riprendiamo il lattice. Ovviamente ne ho versato un po' troppo, come al solito sono megalomane. Mi piace consumare prodotti. Ok, l'avete stesa con la puntina di un qualunque cosa. Va benissimo anche un pennello, la punta di un pennello.
Sempre il solito giochetto, ok? Gli date un'altra soffiata e la applicate. E ragazzi, io con l'occhio sinistro sono sempre imbranata, non so perché. Non vi spaventate, la colla è bianca, quando si asciuga diventa trasparente. Poi esiste anche la duo già trasparente e la duo nera, se non sbaglio, addirittura, sì. Aspettate, ok. Partite da appoggiarla all'angolo esterno. Ecco, ragazzi, è un gioco da ragazza. Vedete? Stop. Stop. È veramente un gioco da ragazzi. Voi mi potreste dire, grazie. Uno, sei truccatrice. Due, te le metti tutti i giorni quasi. Un giorno sì, un giorno no. Tre, sei abituata. Quattro, hai fatto un po' di gavetta, ti sarai esercitata. Sì, ovvio, ho fatto un po' di gavetta e mi sono esercitata su di me. La prima volta, ragazzi, è stato traumatico. Ah, comunque, se questa vi va negli occhi, non muore nessuno. Non vi spaventate. Non vi spaventate. Uno, due, il consiglio più prezioso per quanto concerne l'argomento ciglia finte è lo struccaggio. Uno, perché così le ciglia finte si mantengono, diciamo, abbastanza intatte. Se volete riutilizzarle, ce la fate. Finché non perdono i peli, non buttatele. Che siano del cinesino sotto casa, che siano dei MAC, che siano Make Up Forever, che sia di chi vi pare a voi, non... Ah, ragazze, poi ho scoperto un marchio buonissimo che mi piace da morire con le ciglia finte. Essence, vabbè, la conoscete, e Catrice. Mi piacciono tantissimo le ciglia di Catrice, che costano una stupidaggine, 4,50 euro. Andatevele a comprare. Poi comprate, magari, che ne so, comprate una ciglia finta scrausa, tra virgolette, perché magari l'ha pagato 1 euro dal cinese, una ciglia finta media, di medio valore, quindi ne prendete una di Catrice oppure una di Peggy Sage, e poi se volete fare il megalomani, comprate quelle di MAC o di Make Up Forever che costano 18-20 euro. Fate un po' voi, a me non interessa, l'importante è l'applicazione di una ciglia finta identica all'altra applicazione, punto. Qual è la differenza? Il brand, la qualità. E soprattutto la forma che ha, quelle un po' più particolari magari costano un po' di più, queste sono abbastanza elementari. Vedete? Sembra un po' un manga. Si vede che sono finte, però sono delicate. Vedete? Cioè, hanno due peletti e due peletti, non è che dici, Madonna, dov'è gocciata così? Queste sono ciglia da giorno, nemmeno se ne accorge la gente che avete messo le ciglia finte. Poi ho delle ciglia finte di un certo calibro, ma quelle me le lascio per le night. Vi stavo dicendo una cosa, il consiglio più prezioso per quanto riguarda le ciglia finte è lo struccaggio. Io vedo tutte quante, non so perché, tutte, ma vi dico tutte, che se le strappano. La sera, quando devono levarsele, se le strappano. Fanno così. A me mi abbia un colpo, vi dico la sincera verità. Uno, perché ci possono rimanere attaccate le vostre naturali e non mi sembra giusto. Assolutamente, perché le cose naturali sono sempre le migliori. Le vostre devono essere buone, sane, e metteteci l'olio di ricino prima di andare a dormire. E due, perché comunque sia, perché vi dovete massacrare la rima ciliare vostra, non ho capito. Dovete semplicemente prendere uno struccante oleoso, che possa essere un bifasico, che possa essere un olio di mandorla dolce biologico, che è quello che uso io. 4 euro, il bibitone da 400 ml che dura 5 mesi. Che possa essere l'olio d'oliva, extravergine d'oliva, quello per cucinare addirittura. Avete 8 miliardi di alternative. Lo mettete nel dischetto, massaggiate, tra 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 tra, la ciglia vi rimane sola soletta sul dischetto. Non avete né rovinato la ciglia finta né rovinato le vostre soprattutto. Ok? Che la ciglia finta venga rovinata, questi cavoli, la buttate e ne ricomprate un'altra. Parliamoci chiaro, ma soprattutto non vi andate a massacrare nulla, ok? Questa è la cosa più importante. Poi, consiglio abbastanza prezioso per quanto concerne il post struccaggio, quindi la cura delle ciglia finte è come lavarle se non si sono distrutte. Magari quelle del cinesino vi rimangono tutte spennate, le dovete buttare, no? Che comunque l'abbiamo pagato 1 euro, 2 euro. Allora, che succede? Come prendersi cura delle ciglia finte che magari sono rimaste intatte e quindi è un peccato buttarle se fate applicazione su voi stesse, no? Che si fa? Si toglie poco poco la colla residua con le mani, poco piano 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 piano. Poi sotto l'acqua gli date una sciacquata strofinandola su una saponetta.
una saponetta di marsiglio, o comunque sia una saponetta abbastanza delicata, tanto voglio dire, le saponette sono delicate per definizione, non sono aggressive, ma proprio piano, 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 perché così gli togliete l'oleosità. Se vuol dire oleosità. L'unto che rimane in seguito alla fase dello struccaggio, ok? Le lavate, gli date una sciacquata con l'acqua tiepida, le poggiate, o se no le tamponate con un asciugamano, le poggiate da qualche parte. E stop, le potete riutilizzare, sempre che chiaramente ribadisco se non sono distrutte, ok? Questo è tutto ciò che bisogna sapere. Poi, per le megalomani e per le eccentriche, mettete un altro chilo di mascara pure su quelle ciglia finte e stiamo in pace col mondo. Altrimenti, se vi rimane, diciamo, se siete abbastanza soddisfatte anche così, io ad esempio qua non metterei il mascara. Non ne ho bisogno. Vedete che il bianco è scomparso nel frattempo? Il bianco è scomparso perché il lattice quando si asciuga diventa trasparente. Poi, se volete star tranquille, metteteci una camuffata un pochettino con un po' di eyeliner, un po' di ombretto nero in modo che non fate vedere il distacco tra le vostre, tra quelle finte o diciamo per sistemare il make-up finale degli occhi, mettete una puntina di ombretto. Vi ho detto tutto? Sì. Poi, per quanto concerne la colla, io ho utilizzato per tantissimo tempo la Duo. Ma ho scoperto che mi piace tantissimo anche la colla che esce abbinata alla scatolina delle Peggy Sage. Con le Peggy Sage ti danno ovviamente, e anche con quelle della Essence, ti danno una piccola confezione come si chiama? Di tubetto di colla. E ovviamente poi potete comprarla anche il tubo grande, insomma, però devo dire non mi ha dato fastidio, mi sono trovata abbastanza bene. Quello c'ha lo scovolino, quindi voi lo passate direttamente con lo scovolino senza che utilizziate le pinzette. Io utilizzo la punta delle pinzette, no, le pizzette, le pinzette. Se vedete che c'ho fame, sto pensando sempre a mangiare. E, vedete? Guardate, sta diventando giallino. Questo come se leva il lattice con l'acqua. Vi andate a lavare le mani e ve lo strappate. Guarda, io faccio vedere, non vi spaventate, io faccio così. Guardate, scusate se ho mosso tutto. Ecco, fa un po' male perché ti tira i peletti, ma è fantastico. Ragazzi, questo è tutto. Vi mando il solito big kiss. Carolina non si vede oggi, amore de ma. Ah, eccola là, la vedete Carolina? Ciao ciao! Vado a mangiare. Vi mando un bacio immenso. Se avete qualche proposta da farmi, Ele fammi un tutorial su quello, Ele fammi un tutorial su quell'altro, io sono sempre a vostra disposizione perché sto qui apposta. Ho creato il canale appositamente per essere utile alle ragazze. Quindi per darvi tutte le mie perle, per darvi tutte le mie chicche, per darvi tutti i miei consigli, sono disponibile 24 ore al giorno, non mi disturbate mai. Anzi, sono felicissima che tutte quante mi state contattando e sono veramente molto soddisfatta, molto felice, perché seppur ho caricato video da pochissimo tempo, sto avendo piccole soddisfazioni. Mi dispiace che purtroppo ho problematiche col copyright, quindi purtroppo quando vi faccio tutorial sul make-up un po' particolari dove devo velocizzare e caricare una musica, vedo vedere subì quella palla di musichetta. Tra la la, tra la la, vabbè. Mettete il muto, abbassate il volume, tanto l'importante è che vediate i vari passaggi. Spero di migliorare le tecniche, insomma, la tecnologia. Me levo questa treccia che non si può guardare. Adesso vi faccio anche un tutorial consecutivo per quanto concerne la correzione delle labbra, ok? Quindi intanto vedetevi questo video, spero di esservi stata utile. Vi mando un bacio, come al solito chiacchiero una cifra, ragazzi. Cioè, ci dovrebbe essere un cameraman là dietro. Anzi, lancio un appello. Ci sta un uomo disponibile che mi faccia da cameraman che dopo 15 minuti mi comincia a fare così? No, perché se no io attacco a parlare e non finisco più. Vi vorrei raccontare tutta la vita mia. Vabbè. Un bacio ai membri della Of Joy Family che piano 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 sta crescendo. Mi raccomando, mettete like, condividete, copiate il link, mandatelo su WhatsApp come faccio io per vedere un po' le scatole che appena un tutorial è pronto mi metto a fare. Vi stalkerizzo, stalkerizzo tutta la mia rubrica, andate a vedere il nuovo video. Io vado, ragazzi, vi mando un abbraccio. Ciao ciao!